Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi andremo a disputare la seconda partita di UEFA Euro 2020 qui su PES 2020. Dopo la vittoria per 2-1 nella gara inaugurale contro la Turchia, quest'oggi la nostra Italia affronterà la Svizzera per la seconda gara del girone, un girone abbastanza duro e questa partita si preannuncia difficile perché la Svizzera è una squadra davvero tosta. Andiamo subito a proseguire, però vorrei fare una modifica per quanto riguarda la durata della partita. Non sarà più di 10 minuti, ma la riduciamo a 9. Facciamo una partita di 9 minuti e andiamo avanti. Avanzamento, prossima partita, le divise lasciamo le storiche, le classiche prima, l'Italia in azzurro, mentre la Svizzera in maglia rossa. Vediamo lo stadio, è lo stadio di Monaco di Baviera, in Germania, va benissimo. Schema di gioco. Per quanto riguarda lo schema di gioco, purtroppo abbiamo Verratti infortunato e non ci sarà a centrocampo. Per il resto, vediamo. No, Bonaventura no, mettiamo Lorenzo Pellegrini a centrocampo insieme a Jorginho. Avanziamo le ali, quindi Insigne è vi più vicino Immobile, così come l'esterno destro che metteremo però qui non ci sarà Bernardeschi, ma Federico Chiesa. E Barella confermato a centrocampo dopo l'ottima prova contro la Turchia. Per il resto la formazione è confermata. Invece la Svizzera ci sarà da tenere d'occhio questa squadra perché si schiera con il 5-3-1-1, quindi difesa molto forte con 5 difensori più 3 centrocampisti. Non sarà facile scardinare il fortino svizzero, però è una squadra che ha anche qualità. Infatti in panchina c'è Shaqiri, ex Inter. Ma andiamo subito alla partita perché c'è una voglia matta di giocare. Poi comunque vorrei ringraziare tutta la gente che ha visto il mio primo gameplay. Quindi so che molti sono qui per vedere appunto la seconda gara dell'Italia impegnati in questo europeo. Per cui forza ragazzi, calcio d'inizio, andiamo alla partita. Come detto, il primo gameplay è stato abbastanza apprezzato, sono contento di questo. Vorrei ringraziare tutti appunto. Tutti quelli che hanno visto il video, spero che ci siate anche qui, anche per questa, ancora qui per questa seconda partita, che sarà molto importante per gli azzurri. Non ci sono giri di parole, la partita di oggi è da dentro o fuori. Se vogliono assicurarsi il passaggio di turno devono cercare di vincere. Se non Sì, dovessero ottenere il bisognerà pareggio è vincere. probabile che debbano fare Andiamo ricorso avanti, al non tiro guardiamo manco all'assist. Linni, non La tensione li nello vediamo. stadio, Andiamo subito alla partita, l'atmosfera, forza azzurri! Forza un nervosismo quasi insopportabile. Per gli spettatori ragazzi. locali invece il Come divertimento è detto, non sarà assicurato. facile, E ma ho noi siamo contenti, fiducia in questa raccontati squadra. tutti gli sviluppi della gara. E questa è la stagione di un poco superlativa. Una cornice Ah, perfetta per Immobile. portare la storia. Poteva far meglio lì. Le storie importanti si costruiscono un passo alla volta. Oggi serve l'ultimo per ottenere la qualificazione. Per quel che ho visto nel pre-gara, Cavolo, l'Italia perché non dominava ci la gara arrivi? fino alla Oh, penultima quel rigore. occasione in modo falloso. No, ma non è Sarebbe fallo stato un mio. calcio di punizione per No, ma l'avversario. dove? Ma veramente? Ma mi ha fatto fallo Federico Chiesa. Ma dai, dai. Secondo voi, ragazzi? Ma a me sembrava più fallo del difensore svizzero. E vabbè. Rinvio il portiere svizzero Jan Sommer, anzi L'esterno Sommer, difensore la calcia lunga. pronunciata alla tedesca maniera, in tedesco. Granit Xhaka. Prova la soluzione in fascia. Attenzione. Bel gesto tecnico. Attenzione a questa Svizzera che è insidiosa. Cerca il numero. Cristiano Biraghi, di forza. Ho preferito far giocare Biraghi e non Attentato al tiro Spinazzola, anche se personale, nella prima gara scende Spinazzola ha giocato bene, l'offensivo e però cercherà voglio un'occasione provare di Biraghi. rilancio. Magari ci riproverà ancora. Si stanno tenendo il possesso, ma non riescono a creare veramente nulla. Aia, non perdiamo ste palle. Non Stanno facendo perdiamo più ste lavoro di palle, quanto che poi è pensi dura. riusciranno gli attaccanti, ma non sono sicuro che sia la mossa corretta. Perché dici questo, Luca? Beh, perché allontani la vera minaccia primaria dall'area di rigore. Ok, si crea spazio al centro, ma poi chi la butta dentro? Esci Palla sotto di lì. il loro controllo. Prova a giocare con Barella. Bravissimo.
Ha tolto una palla bellissima lì Barella, però Completa il poi portiere. l'azione non è proseguita al meglio. Lungo passaggio in avanti. Jorginho. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. L'assenza di Verratti al centrocampo si sta già sentendo, Non anche c'è se siamo stato nei primi praticamente minuti, un tiro però. in porta. Le squadre sono piuttosto sottotono. Chiesa. E dai, muoviti un po'. È in ottimo blocco. Bravo Donnarumma in due tempi, però lì ha il Salva la centrocampista, situazione. forse Jorginho, Sembrava aver credo, sorpreso si è il portiere, ma lui ha addormentato. risposto con un intervento d'applausi. Non va bene sta cosa. Ah no, ste cose no, sti passaggi inutili, lenti, prevedibili, no, non va bene così. Dai ragazzi, dai, possiamo fare molto di meglio. Tenta di scavalcare la mediana. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Niente di fatto, azione interrotta. Questa è una gara importante anche perché nella prima gara la Svizzera è stata sconfitta dal Galles, per Pellegrini. cui ancora 0 punti. Gli Jorginho. svizzeri non vorranno concedere nulla, come Ottimo il giusto fraseggio. che sia, del Allarga il gioco. resto. Lorenzo Insigne. Riceve un bel pallone. Può colpire. È sempre lui! La mette dentro! La mette dentro come un falco! Ciro Immobile approfitta del cross di Insigne da sinistra e la mette dentro con una zampata su cui Sommer non può fare nulla. Alla mezz'ora Italia in vantaggio, Italia 1, Svizzera 0, è sempre lui, dopo la doppietta alla Turchia, segna anche contro la Svizzera. Bella questa azione. La zampata di Ciro col sinistro. Ciro Immobile, 1-0 Italia. È ancora presto, ragazzi. Hanno È trovato il primo gol che cambia ancora davvero presto, il non tattico bisogna dell'incontro. dormire sugli Le allori. motivazioni fanno sempre la differenza e questa squadra ci ha appena dimostrato di essere estremamente determinata. Bravo, Salva bravo la Nicolò difesa. Barella. Fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Ah, Lorenzo Insigne, Insigne. vai. Dai, Palla allontanata che senza si pericolo. addormentano questi in difesa, dai. No. Florenzi. Dai, Chiesa. Federico. Dai, Federico Chiesa, fatti vedere su quella fascia. Florenzi. Raccoglie un passaggio dalla retro. Ancora Splendida Immobile, azione dal la portiere. respinta, il gol, il 2-0, il 2-0, Nicolò Barella, proprio lui, dopo la grande gara con la Gesto d'emozione Turchia, della in presenza cui ci dell'arbitro voleva un suo svizzero. gol, è arrivato Il però rigore contro la viene assegnato Svizzera, all'Italia. 2-0, Termina anche la sequenza Immobile col dell'incontro. destro, la respinta di Sommer, e poi col destro in respinta, Barella la mette dentro, 2-0 per gli azzurri, vantaggio Lorenzo Insigne meritatissimo. bloccato nella direzione precisa dopo il secondo gol. I rapporti di forza sono chiari Vantaggio per la Svizzera. meritatissimo, ma la gara è ancora Sicuramente cercheranno di molto lunga. rallentare per aumentare il loro dottino. No, così questi passaggi no, però dai ragazzi, stiamo giocando bene. E no, no, subito la Svizzera si rifà sotto. Seferovic, la difesa italiana si è un po' addormentata qui, non ci voleva, forse presa dalla gioia del 2-0, non ci voleva questa rete svizzera. È arrivato il gol di Seferovic, 2-1. La Svizzera si rifà subito sotto. Si riduce. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Palla in porcellino. Ragazzi, dai, non facciamoci prendere dall'ansia ora, dalla paura. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Fa avanzare l'azione. E finisce il primo tempo. Tre reti, 31esimo Immobile, 40esimo Barella, 43esimo la Svizzera accorcia con Seferovic. Bella partita. Però andiamo subito al secondo tempo, c'ho voglia di chiuderla sta partita e non sarà facile fino alla fine, perché come detto la Svizzera è un osso duro, è davvero un osso duro. Con già
gol, ovviamente tutto è ancora possibile. Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco. Non è fallo, sì. Vai Pellegrini. Nessun cambio per le due compagini nell'intervallo, a quanto pare. Chiesa prova la giocata di Fino. Florenzi riceve in posizione interessante e va a colpire. È sempre lui di testa. Ciro Immobile, 3-1, ancora una doppietta dopo la doppietta segnata dalla Turchia. 3-1, l'Italia subito rimette le cose a posto. Il cross da destra, un cross molto calibrato da parte di Florenzi per la testa di Ciro Immobile, che fulmina Jan Sommer. 3-1 per l'Italia. Cambio per la Svizzera, fuori numero 17 Zaccaria, dentro numero 23 ex Inter Shaqiri. Quindi corre ripari il tecnico svizzero. Vedremo però come proseguirà questa partita, che per ora è piena di gol. Aia, Immobile lì la doveva prendere, però la difesa è attenta. E Barellino, dov'è il Barellino? Nicolò Barella, oggi anche segnato, ma deve giocare bene come sta facendo, deve continuare così. Insigne, per ora non si è visto. Shaqiri. Attenzione alla tecnica sopraffina di questo Shaqiri. C'è il corner per la Svizzera che non molla. Non molla assolutamente, scusate. Non molla la Svizzera. Angolo. Dai ragazzi, dai. No, così no. Non perdere ste palle così, che sono velenose poi. Sono palle che possono essere velenosissime. Non addormentarti tu, Giorginio. Anzi, era Pellegrini, non Giorginio. Parecchie attenzioni, chiamiamole così, speciali. Mamma mia! Mamma mia, Immobile superstar, ragazzi! 4-1 e tripletta per Immobile, ragazzi. Incredibile. Questo è un grandissimo gol da grande attaccante, unica punta, supportato dagli esterni. Sta facendo davvero faville Ciro Immobile. Che gol sotto la traversa, un destro fortissimo, nulla da fare per Jan Sommer. 4-1. E ora si sta un po' più tranquilli, credo. Credo di stare un po' più tranquillo anch'io, anche se non è finita. Grande Italia oggi, ragazzi. Ecco infiltrante per Immobile. Shaqiri. Grande Italia davvero, al di là del risultato finora maturato, ma una buonissima gara. Unica macchia quel gol subito. Che un po' mi ha dato fastidio, però. L'Italia, per il resto stiamo giocando bene. La qualificazione sembra cosa fatta. Però tu non gufare, Marchegiani, eh. La partita non è finita. Non gufare assolutamente che non è finita. Sì, dalla Federico Chiesa. No, poteva... Ho visto, sbagliato già, mi ero reso conto di essermi allargato troppo. Arriva Shaqiri, eccolo. Chiellini, monumentale. Vorrei fare dei cambi per vedere chi sta. Per preservare i giocatori un po'. Chi è stanco, meglio farlo uscire. Shaqiri cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato. Dai, vediamo un po' chi è stanco. Facciamo un paio di cambi. Così diamo spazio a tutti. Barella è stanco, io lo toglierei. Mettiamo Zaniolo. Poi Immobile dopo una tripletta. No, dai, lo lasciamo in campo.
Forse toglierei Federico Chiesa o Insigne, uno dei due. Togliamo forse nessuno dei due. Togliamo uno dei due centrocampisti, forse Jorginho, sì. Togliamo Jorginho, mettiamo Bonaventura, ma sì, dai. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ha la possibilità di andare verso la porta. Bravissimi! Non perdere palla lì! Troppo veloce ste cose così senza... L'Italia pregusta la qualificazione alla fase successiva del turno. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Occhio a guardare. Chiellini recupera un pallone importante. Immobile. Cambi, mi sa che non ci saranno, la palla non è terminata Rinunciato. fuori, quindi se non c'è gioco fermo non ci sono i cambi. Ma Breuler. non fa niente, Rinunciato. l'importante è vincere. 4-1, ormai la partita è praticamente finita. Passaggio filtrante per Spero di non Chiellini. subire reti però, di non subire un'altra rete. Florenzi. Infatti un minuto soltanto è stato concesso di Barella. recupero. Oh, fallo su Barella, ma Sanzi. finisce qui. Italia batte Svizzera 4-1, tripletta di Immobile, segna anche Barella, Seferovic per la Svizzera. Ma il 4-1 cosa significa? Due vittorie su due, 6 punti. Italia già qualificata per la fase a eliminazione diretta di Euro 2020. Una bella vittoria, una vittoria convincente. Spero che vi siate divertiti a guardare questo mio gameplay. Una vittoria molto importante che catapulta l'Italia a quota 6, vittoria importante e meritata, 4-1 battuta la Svizzera. Vediamo gli altri risultati del girone: Galles-Turchia 0-0, per cui se loro hanno pareggiato praticamente siamo qualificati con 6 punti, Galles a 4, Turchia 1, Svizzera 0. La prossima gara sarà contro il Galles e basterà anche un pareggio per confermarsi al primo posto, ma noi vogliamo l'unplay, no? Vogliamo la terza vittoria, vogliamo i 9 punti. È un'Italia convincente quest'oggi, sono molto contento del risultato, una vittoria davvero meritata, al di là dei gol fatti, un Immobile super, che dire, dopo praticamente aver fatto una doppietta alla Turchia, una tripletta alla Svizzera, è un'Italia che vola, ma speriamo di confermarci così. Io intanto comunque vi ringrazio per aver visto questo mio nuovo gameplay e vi rimando l'appuntamento alla prossima gara Italia-Galles, la gara che chiuderà il girone e catapulterà appunto l'Italia alla fase a eliminazione diretta in questo europeo. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo gameplay.